non essendo che uomini, camminavamo tra gli alberi, spauriti, pronunciando sillabe sommesse, per timore di svegliare le cornacchie, per timore di entrare, senza rumore, in un mondo di ali e di stridi. Se fossimo bambini, potremmo arrampicarci, catturare nel sonno le cornacchie, senza spezzare un rametto, e dopo l'agile ascesa, cacciare la testa al di sopra dei rami, per ammirare stupiti le immancabili stelle. Dalla confusione, come al solito, e dallo stupore che l'uomo conosce, dal caos verrebbe la beatitudine. Questa, dunque, è leggiadria, dicevamo, bambini che osservano con stupore le stelle. È lo scopo e la conclusione. Non essendo che uomini, camminavamo tra gli alberi. Per oggi ci fermiamo qui. Avete letto il giornale? Giovane ragazzo di colore preso a calci e pugni per aver rubato una merendina. Qualcuno di voi vuol dire qualcosa? Ludovico? Ma non saprei. Credo che ci sia un'intolleranza inaccettabile nei confronti degli stranieri. Cosa? Intolleranza inaccettabile? Spero tu stia scherzando. Se si reagisce così per una piccola cosa, chissà dove andremo a finire. Bravo, bravo al nostro eroe. Ma perché non gli fai entrare direttamente a casa tua a prendersi quello che vogliono? E guardami negli occhi quando ti parlo. Calma, calma. Ma non pensi che picchiare a sangue un ragazzo per un motivo così futile sia inaccettabile? Quello che penso io, cara professoressa, è che Ludovico non abbia bisogno di essere difeso da lei. Anche questa volta. Lei fa così perché ci vuol far dire quello che vuole sentire. Piace fare il cocco del professore, eh? Guarda che se tieni gli occhi bassi potresti andare a sbattere contro qualcosa. O qualcuno. Via, via, via. Ma cosa ti è successo? Nulla, sono soltanto caduto. Sì, dai, raccontala a qualcun altro. Sì, effettivamente mi hanno buttato per terra. Devi reagire, altrimenti ci penso io. No, no, lascia stare, sarebbe peggio. Come on, baby. Like my fire. È un sacco di tempo che ci scriviamo. E non so ancora chi sei. Quando ci vediamo? Non ti piace il mistero? Non è che è il ragazzo e non me lo vuoi dire? No, è che ho altri pensieri. Sono preoccupata per mio fratello. Un bullo a scuola lo ha preso di mira e non gli dà tregua. Che idiota. Secondo me non è cattivo. Probabilmente vuole sentirsi accettato dal gruppo e per questo fa il gradasso. Sono sicuro che da solo è un'altra persona. Vorrei che la finissero.
Come posso fare? Ti dico io come devi fare. Durante l'intervallo... Come on, baby. Light my fire. Grazie del consiglio. Ho fatto esattamente quello che mi hai detto. È rimasto come un pesce lesso. Ma ci sei? Ci sei? Sì, è solo che devo dirti una cosa. Oh cavolo, la corrente. Tranquillo, non sono qui per te. Sei tua sorella? Che cosa vuoi? Come on, baby. Let my fire. Come on, baby, let my fire. Come on, baby, let my fire. Try to set the night on fire. Set the fire.